E piccolo, dove corri? Dobbiamo fare l'esercizio al bambini? Ma bambini? Quella sarei ufficialmente io se insegnassi a dei piccoli bambini esagitati. Dovrei rincorrere, dovrei stargli dietro, dovrei capire come tirarli in mezzo e non lasciare che facciano esattamente quello che vogliono. Ma come si fa ad insegnare ai bambini pole dance? L'ho chiesto ovviamente a Deborah Maida, che in Italia è stata una delle prime a fare corsi di insegnamento proprio per i bambini. Ci darà qualche indicazione, quindi se sei un insegnante e insegni o vuoi insegnare ai bambini, ascoltala assolutamente. E se hai una figlia, un figlio a casa che si lanciano sul palo, secondo me, se ti ascolti questa intervistina, qualche informazione in più la trovi. Lasciamo la parola all'intervista della nostra Deborah Maida nazionale. Ciao, sono Valentina D'Amico, fondatrice di Pole Dance Italy, la più grande community dedicata alla pole dance. Insegno pole e organizzo eventi magici. Ciao a tutte le insegnanti di pole dance, siamo qui oggi con Deborah Maida, che oltre ad essere l'insegnante di tutti i pole dance passport training days, ciao cara Deborah, è anche una preparatrice atletica di pole dance super mega top, è un'insegnante di educazione fisica laureata in scienze motorie, ha fatto un miliardo di cose nella sua vita collegate allo sport e al benessere in generale e mi sembrava la persona giusta per parlare di un tema che io non, di cui io non amo parlare, devo dire la verità, e ovvero insegnare pole dance ai bambini. Non perché mi siano antipatici, sono favolosi, però secondo me è complicatissimo, ma poi te lo chiederò. Ma una cosa, quando hai iniziato e perché hai iniziato ad insegnare ai bambini? Guarda Vale, insegnare ai bambini non è semplice, però se c'è la passione è il primo desiderio che avviene all'interno, per un insegnante, insomma, è una grande vocazione. Quando ho iniziato? Diciamo che ormai sono 25 anni che insegno ai bambini proprio perché quando intraprendi il percorso per diventare insegnante di educazione fisica inizi il tirocinio proprio dai bambini, proprio perché all'università in teoria dovrebbero prepararti per affrontare il lavoro scolastico. Poi purtroppo non sempre avviene questo passaggio per cui si lavora non a scuola ma all'interno delle palestre. Quindi da circa 25 anni, dal tirocinio al lavoro reale, sto praticando continuamente facendo questa sorta di tirocinio, perché il tirocinio non finisce mai, coi bambini. E quindi ti dico, ho scelto di iniziare a insegnare la pole dance a loro proprio perché mi sono appassionata circa 12 anni fa a questa disciplina e facendo il passaggio dall'insegnamento della ginnastica ritmica alla pole dance, ho visto che comunque il palo può essere uno strumento, un attrezzo di divertimento, così come lo può essere una palla, un cerchio, una sbarra di ginnastica artistica. E quindi ho scelto di proporla come disciplina alternativa e perché no, anche molto molto divertente. Io so che tu hai tanti bambini, tanti tanti, e poi vabbè, poi parleremo anche della gara, ma come hai fatto diciamo, a proporre la pole dance ai genitori, no? Perché comunque lo sappiamo, alla fine la pole dance viene vista come una cosa un po' zozza, immagino un genitore che gli dice guarda, la tua bambina è proprio portata per fare la pole dance, che ti hanno detto? Allora, fondamentalmente il passaggio è avvenuto in questo modo. Io ho iniziato a insegnare ginnastica ritmica, quindi insegnandola ai bambini dai 3-6 anni attraverso il percorso di psicomotricità, li portavo a fare delle piccole galette di ginnastica ritmica. E quindi i genitori si sono affezionati a me, al mio modo di insegnare e interagire con i bambini. E quindi quando mi hanno visto praticare questo sport, comunque alla mia veneranda età, perché avevo ormai più di 35 anni, hanno visto che mi ero appassionata a una disciplina sportiva, per la quale appunto facevo anche delle competizioni che ho anche vinto, si sono anche incuriositi. Quindi il fatto di vedere in palestra dei pali e vederli utilizzare da un insegnante per la quale hai stima, comunque non ti fa cadere nell'errore di oddio che cosa strana è. L'hanno sempre vista come uno sport, quindi è stata presentata in modo molto naturale e quando ho proposto loro una lezione a porte aperte per vedere come i bambini potessero giocare con questo attrezzo, il palo, loro sono stati entusiasti, quindi hanno accolto volentieri la pole dance e sono stati contenti anche di accompagnare le bambine in quel percorso poi che ho presentato loro. Quindi questa è stata un pochino l'evoluzione. Che Nessuna bello. difficoltà.
Quindi diciamo una lezione a porte aperte potrebbe essere interessante in modo tale che magari le mamme, le amiche, le mamme, varie mamme che sono con le bambine che sono amiche delle altre bambine possono venire a vedere e dire ma guarda come si divertono, che carine! Quindi non è una cosa un po' sozza, diciamo. Carina. No, e ti dico che le mamme sono uscite anche abbastanza incuriosite, avrebbero voluto provare anche loro e qualcuna poi l'ha fatto in seguito, eh. Sì. Ecco, ma senti una cosa, allora abbiamo capito tendenzialmente che nel momento in cui, nel tuo caso, tu eri insegnante anche di ginnastica ritmica, la base tendenzialmente della ginnastica ritmica artistica è la stessa della pole dance, ok? Quindi tendenzialmente alla fine abbiamo un attrezzo, quindi dobbiamo imparare ad usarlo. Cosa deve insegnare un insegnante di pole dance ai bambini dai 3 ai 6 anni? Cosa? Allora, gli obiettivi nella ginnastica possono essere specifici o generali, però è importantissimo per i 3-6 anni lavorare su quella che si chiama alfabetizzazione motoria, cioè l'insegnante deve aver cura di fare in modo che il bambino faccia più esperienze motorie possibili prima di arrivare ad insegnare un gesto tecnico, che per noi potrebbe essere un front hook, un back hook o uno straddle V, deve fare in modo che il bambino acquisisca più esperienze motorie possibili, imparare a conoscere il proprio corpo, a muoversi nello spazio, ad avere lateralità, insomma deve lavorare su tanti tanti obiettivi. E infatti, perché io stavo pensando che quando un bambino dice fai questa cosa, lui tendenzialmente ti guarda, ride e ne fa un'altra, cioè almeno nella mia esperienza, proprio si divertono tantissimo a fare esattamente il contrario. Qual è la cosa più difficile quando insegni ai bambini? Cioè, per me è fantascienza, te lo dico, quindi già stai facendo un lavoro proprio incredibile. La cosa più difficile è sicuramente tenere la loro attenzione per lungo tempo. In generale l'attenzione di un bambino dura dai 20 ai 30 minuti, poi più è piccolo e peggio questa attenzione, più bassa è l'attenzione. Quindi ti dico che non è facile, per quello che l'insegnante deve utilizzare uno strumento fondamentale che è il gioco per mantenere alta questa attenzione e condurlo a sviluppare appunto tutte queste esperienze motorie che poi lo porteranno ad avvicinarsi a un movimento un po' più tecnico. Diciamo che io sono assolutamente convinta, poi penso che tu sposerai questa cosa, che nel momento in cui si decide di insegnare soprattutto ai bambini bisogna fare dei corsi specifici, perché comunque, come dicevi tu, c'è tutta una propedeutica di lavoro sul gioco, sulla percezione del corpo, sull'attivazione motoria, che un bambino di 3 anni giustamente non ha imparato a camminare da 2 anni, quindi non credo che abbia proprio tutta la cognizione del corpo. E tu, proprio per questo, da tempo fai dei corsi di aggiornamento, proprio dedicati agli insegnanti per insegnare ai bambini, giusto, pole dance. Ma come funzionano? Questi corsi intanto sono dei moduli formativi che vengono proposti così come vengono proposti master a chi si è laureato. Quindi quando hai terminato un tuo percorso di studi universitario, magari ti specializzi attraverso un ramo di qualunque tipo. E in questo caso noi dobbiamo avere di fronte delle insegnanti di pole dance che conoscano bene la disciplina a livello tecnico, che abbiano già interagito tanto con l'insegnamento e che abbiano voglia e la passione e anche la predisposizione per lavorare con i bambini e soprattutto voglia di studiare ancora, perché devono lavorare tantissimo con la psicomotricità. È una parola un po' difficile, spesso chi la sente non la conosce, la collega ad un problema motorio. In realtà è proprio una scienza che studia l'attività motoria dal punto di vista psicologico e quindi bisogna affrontare questa disciplina in modo molto approfondito per poi vederla applicare sul campo. Quindi è importantissimo anche fare del tirocinio con chi ha più esperienza con i bambini, anche perché ogni bambino dà una risposta diversa alla medesima proposta e quindi davvero il tirocinio è importante. È vero, il tirocinio è assolutamente importante, perché quando ho fatto l'Accademia Cataclò, l'anno di formazione per diventare insegnante Cataclò, io avevo un tot di ore di tirocinio che se non passavo non potevo dare l'esame finale. E quando vedevo appunto i corsi che venivano fatti ai bambini, lì proprio ti rendi conto che è un modo completamente diverso di insegnare. Ci deve essere tanto gioco, vedevo anche, poi vabbè, ogni insegnante è diverso, però tanto gioco, tanta disciplina, e ogni bambino reagisce in maniera totalmente diversa. Cioè proprio è un mondo, no? Perché poi vabbè, questo mondo lo vedi anche con gli adulti, però effettivamente con i bambini
sai, gli adulti ti giri e dici cosa stai facendo, più o meno, no? Rimane fermo il bambino, vai che parto. Quindi io immagino anche che poi quando tu fai questi corsi di formazione ci siano poi delle domande che siano quelle che gli insegnanti ti fanno più spesso, no? Quindi quando tu fai il corso di formazione per insegnare ai bambini ci sono le domande, quelle classiche che ti fanno sempre, potresti riportarne un paio, due, tre, come preferisci, per confrontarci? Sì, allora la più frequente sicuramente è: ma una ragazzina di 12-13 anni può fare lezione insieme agli adulti? Questo perché ovviamente la disciplina non è ancora molto diffusa, quindi sono rare magari le ragazzine che si avvicinano, le bambine che si avvicinano a questa disciplina, quindi gli insegnanti si ritrovano impreparati, non hanno magari ancora avviato un corso specifico per bambini, si ritrovano con una o due bambine e aprire un corso con solo due bambini è impegnativo. Sappiamo che per un insegnante, insomma, è come fare una privata e non va bene neanche per i bambini, perché comunque il bambino ha bisogno del gruppo per crescere e del confronto. E di conseguenza mi fanno questa domanda e io ovviamente suggerisco di fare delle prove in modo tale che i bambini si ritrovino in gruppo e possano avviare questi corsi di gruppo solo per quella fascia di età, perché inserire un bambino all'interno di un corso di un adulto è strettamente controindicato. Anche perché mi immagino i bambini che sono magari iperflessibili, iperforti, carichi di energia, con la signora Maria lì di fianco che sta lì tutto il tempo a guardare la bambina e via dicendo. Anche se in realtà ti dirò questa cosa che forse non sa mai nessuno. Io quando avevo 10 anni, sì, perché ero ancora alle elementari, andavo a fare danza, cioè io facevo danza, era qualcosa di inguardabile. Ma prima della lezione di danza c'era la lezione di ginnastica dolce con gli anziani e io facevo anche la lezione di ginnastica dolce con gli anziani, mi divertivo un sacco. Però effettivamente davo anche fastidio, cioè io proprio davo fastidio a loro, che poverini, non felici di avere una ragazzina, però non penso che, cioè penso che comunque sia un po' difficile per entrambi. Sì, 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 anche perché l'attenzione del bambino, della ragazzina, della bambina, come dicevamo prima, è veramente molto bassa. Quindi a breve termine potrebbe essere interessante per una bambina stare con l'adulto perché si sente gratificata dalla situazione, però a lungo termine si troverebbe veramente a disagio, poi proprio perché non c'è quella componente di gioco ma è eccessivamente tecnica, si troverebbe proprio a perdersi all'interno della lezione. Ok, ci sono altre domande che ti fanno frequentemente o tendenzialmente è quella, diciamo, la principale? Poi altre domande sono più specifiche del corso e quindi di quello che insegni? Tendenzialmente mi chiedono: ma perché non riesco ad insegnare questo elemento al bambino? E la risposta sta proprio nella metodologia dell'insegnamento. Cioè, ovvio che all'adulto puoi permetterti magari di fare una spiegazione un po' più tecnica perché ha già dei requisiti motori, ha una conoscenza motoria maggiore rispetto a quella di un bambino, quindi ti comprende, ti segue. Il bambino sino ai 10-12 anni non ha ancora una lateralità fissata, quindi già ancora... anche solo richiedergli di stare da un lato del palo rispetto che all'altro, utilizzare il braccio interno rispetto all'esterno, per lui è già complicato, perché ancora non ha ben chiaro uno schema, non c'è ancora uno schema forte per cui riesce a darti delle risposte motorie corrette. E quindi per quello ti dicevo, è proprio l'approccio differente rispetto all'adulto. Ritorna ad essere ancora più essenziale il discorso di fare dei corsi specifici per imparare ad insegnare ai bambini, anche perché poi immagino che se non riesci sia frustrante, no? Che è quello che ti dicevo io non vorrei insegnare ai bambini a prescindere dal corso, che senza un corso non lo farei, ma proprio per questo motivo, no? Perché devi capire le giuste chiavi, no? Perché sennò ti senti di parlare un po' col muro, no? Vai destra! Guarda. Esatto, cioè, spesso e volentieri il bambino impara anche vedendo, quindi si attivano i famosi neuroni a specchio per cui il bambino vede, imita e riproduce una posizione. Qualche volta questa tecnica di insegnamento può funzionare, però non è l'ideale perché il bambino non comprende realmente cosa sta facendo, quindi la connessione neuronale non è attivata realmente, quindi copia e incolla ma non comprende e quindi l'insegnante magari non capisce perché un movimento lo apprende facilmente dopo che l'ha visto e in un'altra situazione no, quindi bisogna offrire all'insegnante gli strumenti adatti per far sì che il bambino comprenda tutte le cose attraverso un metodo giusto e corretto. Sì, che poi è quello che io ti ho visto fare e sono rimasta super impressionata quando una volta ero a Modena,
che tu guardavi, che penso che fosse Sofì, la mitica, la intrecciatissima Sofì, che tu la guardavi e dicevi è questo, è questo, questo, è questo, quell'altro, cioè con due parole lei capiva assolutamente tutto e lo faceva, perché vuol dire che ormai aveva la struttura dietro talmente forte che le bastavano veramente tre cose per riuscire a capire dove andare e tu non hai dovuto mostrare niente, anche perché immagino, per quanto esatto, tu sia iperflessibile, che il piede dietro riesce a ribaltare come una cosa come Sofì. La cosa più difficile che l'insegnante deve accogliere è proprio questa, che i primi anni di insegnamento sono molto molto lenti, perché sembra che il bambino non comprenda. In realtà, dando delle piccole chiavi e facendo in modo che acquisisca bene quelle piccole chiavi, poi si apre un mondo per il bambino, e quindi non significa il non vedere un movimento completo e finito, quindi un trick nel nostro caso, in un primo anno non è una disperazione, anzi, se hai fornito le chiavi corrette di apprendimento al bambino, dopo due anni riuscirà a costruire molto di più. Okay. E quindi questo è proprio un modo diverso di vedere le cose, perché noi siamo abituati a vedere una figura e a volerla realizzare, come dicono nel mondo della pole, la prima prova, come la chiamano, al primo colpo. Il primo colpo è uscito. Sì, e non è così, insomma. Ecco. Tra l'altro io so che da due anni hai creato e organizzato, con il supporto e la collaborazione di Erika Esposito della Female Art Studio, una gara interamente dedicata ai bambini. Cioè, sei stata, penso, una delle prime a scommettere facendo una gara dedicata solo a loro, che si chiama Juniores Pole and Aerial Championship, perché ultimamente ci sia anche il cerchio. Esatto. Vuoi parlarmi un pochino di come funziona, di chi può venire? Cioè, se le persone, diciamo, se io sono un insegnante e ho dei bambini, in che modo posso interfacciarmi con voi, che se siete gli organizzatori, per poi portare anche i miei ragazzi? Cioè, qual è tutto l'iter, se c'è qualcosa da fare, tutto. Intanto questa gara è nata perché ho proprio avvertito il desiderio di fare in modo che una gara fosse dedicata solo ai bambini. Mi guardavo intorno prima e vedevo che appunto le gare di pole dance erano dedicate soltanto agli adulti, il bambino trovava poco spazio ed il codice di queste gare non era adatto ad un bambino amatore. Mentre se guardiamo la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica e tutte le altre discipline, hanno una grandissima gamma di possibilità di scelta di presentare dei bambini piccoli ad una gara, anche i 5-6 anni. Questo perché il classico trofeo Topolino della ginnastica permette al bambino di 5-6 anni di mettersi in gioco, di imparare, di apprendere e soprattutto di essere valutato in un ambiente magari diverso da quello che è la palestra e l'insegnante. Questo è un momento di crescita realmente importante. Quindi ho deciso con Erika Esposito di creare un programma dedicato solo ai bambini, in modo tale che anche i bambini che sono timidi, i bambini che hanno magari delle difficoltà di movimento, piuttosto anche di presentarsi di fronte ad un pubblico, possono presentarsi in un contesto come quello appunto di una gara e mettersi alla prova, senza però troppe ansie, perché comunque la gara deve essere presentata come un saggio, deve essere presentata come un momento di divertimento, come un momento di gioco. E ti dico che da due anni con Erika abbiamo avuto una buonissima risposta da tanti insegnanti d'Italia che iniziano ad accogliere i bambini anche più piccoli nelle scuole di pole. E la cosa funziona, perché comunque anche il genitore vede che ci sono tantissimi bambini in Italia che frequentano questa disciplina. Quindi è una catena che continua e il genitore torna a casa contento e continua a mandare questi bambini a frequentare le lezioni di pole. Ti dico, quest'anno cercheremo di intensificare e di migliorare ancora la gara rispetto agli anni precedenti, inserendo anche altre discipline dell'aerea come il cerchio e i tessuti. Questo proprio perché queste nuove discipline vengono presentate in palestra e quindi è bello dare altri obiettivi, che possono essere appunto la garetta di tessuti o di cerchio. Ok, quindi io sono un'insegnante, tendenzialmente, vabbè, a parte che adesso per la situazione è stato tutto posticipato e staremo a vedere, incroceremo le dita per sapere quando si potrà fare la gara. Però se sono un'insegnante, tendenzialmente io, se vi scrivo, scrivo a te, scrivo a Erika, ho tutte le informazioni sia per iscrivermi che per il regolamento, perché forse c'è anche un sito, poi magari mettiamo sotto i link e tutto quanto, però tendenzialmente
parlando con voi si sa tutto quanto. Erika Esposito, responsabile nazionale dell'ente XEN, che si occupa appunto della pole dance, è bravissima, quindi ha creato un sito e quindi chi mi scrive riceve subito il link con tutte le informazioni per capire qual è il regolamento, per capire come preparare i bambini. È importante perché il regolamento è stato concepito in un modo molto semplice. Gli obiettivi che l'insegnante dovrebbe porsi sono proprio quelli che sono gli obbligatori di gara, cioè dai 3 ai 6 anni un amatore che cosa dovrebbe saper fare? Allora durante l'anno devi lavorare su quegli obiettivi lì che sono poi gli elementi obbligatori da portare in gara per quella categoria, quindi sono una guida. Okay. E speriamo possa essere utile un pochino per tutti gli insegnanti, ecco. Fantastico. Poi invece per i corsi di aggiornamento direi che anche quelli al momento sono tendenzialmente in pausa, ma quando usciranno le nuove date lo comunicherai o sul tuo profilo Facebook, certo, o comunque tramite Erika se lo fate a Modena. Ecco, considero una cosa molto importante che tutte le iniziative che abbiamo coi bambini, in particolare il pole camp che faremo a Cesenatico alla fine di giugno, sono dei momenti di incontro per tutti gli insegnanti. Quindi agli insegnanti viene data la possibilità di fare tirocinio gratuito. Se volessero partecipare possono tranquillamente venire al camp di Cesenatico e quindi fare con noi tutta la settimana dedicandosi all'osservazione. E quindi fare veramente sì un buon lavoro per migliorare. Bello, un bello. Buon momento di confronto. Mm-mm. Bellissimo, sì. Quindi abbiamo detto, juniores può andare al championship, il camp a fine giugno, i corsi di aggiornamento per gli insegnanti per i bambini, poi l'ultima domanda che non c'entra con i bambini, ma tu stai facendo, avete appena lanciato il corso per gli insegnanti, giusto? Sì, anche questo percorso con Erika vuole essere un percorso formativo dedicato a chi veramente ci tiene a diventare un insegnante formato e qualificato, perché stiamo cercando di fare anche livelli avanzati, quindi siamo partiti da un primo secondo livello e in questi giorni ho sistemato tutta quella che è il materiale per il terzo e il quarto livello, in modo tale che anche gli insegnanti che ormai hanno fatto corsi e non trovano appunto delle corsi di formazione dove formarsi sui livelli superiori possono comunque rivolgersi ad Erika per avere più informazioni e anche proseguire nella loro formazione. Invece io e te ci vedremo per i prossimi Passport Training Days, che non si sa quando, quando riusciremo a farli, ma di sicuro secondo me per l'autunno e per il 2020-21 faremo un casino, perché dobbiamo recuperare tutte le città che non stiamo vedendo adesso, mannaggia! Guarda, io dico meno male che abbiamo, diciamo, concluso, tra virgolette, il momento dei training con Training Days con Trento, che è stato un weekend pazzesco, pieno di gente, quindi almeno a me, non so te, ma mi ha dato la carica proprio per dire ok, torneremo ancora più in giro per l'Italia. Assolutamente, assolutamente sì, anzi salutiamo tutte le ragazze di Trento! Va bene, Deborah, io ti ringrazio per il tuo tempo, grazie mille per averci dato un sacco di consigli, spero che siano utili per tutte le insegnanti di pole dance che seguiranno questo piccolo, come si dice, non so, non si chiama neanche corso, Deborah, non so come chiamarlo, comunque questa mini accademia in cui avremo tanti professionisti che ci daranno un sacco di consigli. Grazie Deborah, grazie del tuo tempo. Grazie a voi, grazie a te, ciao Vale. Ciao, un bacio. Ciao, un bacio.